Ok ragazzi, benvenuti al secondo episodio del gameplay di The Binding of Isaac Rebirth da Lord of Sin 666. Come ovviamente speriamo in una partita migliore di quella dell'ultima volta, che ci è andata di molto di sfiga. Come avete visto, ho sbloccato Lazarus nell'altra partita, comunque c'era il messaggio, ma giochiamocela con Isaac. Quindi cominciamo questa partita. Ok. Abbastanza facile, niente di difficile, tutto a posto, ok, perfetto. Mettiamo sto stronzo. Andiamo da questi, niente, faccio il mortaccione su con le cacchine, cercando soldi. Vediamo cosa becchiamo nella stanza. Fermiamoci un attimo e ognuno preghi il proprio dio. Andiamo, dai. Dai. Cos'è che è questo? Ah, qui c'è simpatica, sono di utile soltanto il tears up, il knockback non serve a niente. Ok, vediamo un po', stanza doppia, niente troppo difficile. C'è un coglione potenziato, fa più danno e più vita. Ma guarda, niente di così difficile dopo tutto. Ce ne erano tutti potenziati, pezzo di merda. Oddio, ammazziamo anche questo. Niente di difficile nel complesso. Un pezzo cuore, niente male. Ce n'è ancora uno. Ok, chiave, prossima stanza. Andiamo. Ok, ragnetti rompicazzo. Niente di difficile. Puoi fare, cazzo. Ok, speriamo non ci sia più difficile. Ok, è una sega. Non ha un cazzo di vita sto coso. Perde vita molto facile. Niente di difficile. Queste mosche qua sono fastidiose e basta, porca puttana, rallentano soltanto. Dai, mori, stronzo, mori. Dai, per un paio di colpi. Ah, a posto. Prendiamo le mosche, puliamo. E cosa mi dà tipo? Niente di che. Ah, ok, il gioco ci vuole bene. Abbiamo capito che il gioco comincia a volerci bene. Sarà un episodio neanche tanto lungo, ovviamente soltanto la madre, nient'altro di che. Non c'è il sacrificio che non faccio, stanza chiusa. Niente sacrifici. Ok. Manda boom. Si ammazzano da soli sti coglioni. Cosa abbiamo qui? Ok, dog love. Ogni tanto sputa fuori un dente che fa il suo danno. Fa il suo danno. Andiamo avanti. Questi stronzetti qua sono solo fastidiosi. Tattare Rock non ce ne sono, quindi andiamo avanti. Anza quadrupla che e balsa alla grande, neanche c'è niente. Lasciamo stare. Tattare Rock, quando la prendo. Andiamo al boss, mostro, roba facile. Vagamente tencoso, niente di che. Basta stare leggermente attenti. Ok. Sono messo abbastanza bene da farlo senza problemi, senza niente. Con quei 4 cuori di pietra realmente non prenderò, sicuramente non prendo danni ai cuori rossi, quindi The Devil Room quasi assicurata. Ma no, non si sa mai, eh. Magari sono stupido, qui vede il mio ritardo mentale, non si sa. Guardate che faccina felice che ha quando salta, è bellissimo. Oh, che carino. Niente faccina felice, quindi no, che stronzo. Niente faccina felice, non mi piace. Eccola qua. Quello era il Rage.
Niente di che. Vediamo, porca troia. Ognuno ringrazia il proprio Dio. Questa è la Brimstone, cazzo. È la Brimstone. Questa partita è vinta. Dai. Che culo. Secondo episodio. Dai, questo è andato bene. Guardate un po' che bestia. Andiamo al prossimo piano, dai. Peccato che siamo soltanto all'inizio. La Brimstone poteva essere utile anche per altro. The Caves. Non te di che. Vediamo. Sì, dai. Nah. Ho solo una chiave. Nah, non ho solo una chiave, niente. Facciamo questo. È difficile. Non te di che. Tutto ok. Non ho oggettivo, lo tengo lo stesso. Ma sì, dai. Che sappiamo, roba facile. Brimstone, ma da poca. Una bomba la uso, non ne ho. Questa roba ancora più facile, cazzo. Cosa troviamo qua? Ok. Meglio di niente. Una bella mega bomba da usare, una stanza sì, una stanza no. Fa un bel po' di danni, la consiglio. Monetina che non prendo. Errore di percorso. Massimo piano. Non ci dai. Per gli stronzetti abbastanza facili. Non ho troppo danno, eh. Comunque sia, scusate l'interruzione temporanea che ho avuto. Piccolo problema tecnico, scusate anche, aspetta adesso finisco il boss e rimetto il volume. No, lo metto adesso. Comunque sia, vi metterò il seed della mia partita nella descrizione, nel caso la vogliate giocare. D'ora in poi farò così, metterò sempre il seed. Ecco qua, ho messo il volume. Ok. Vabbè, le camere spente non ho fatto niente di che. Ho finito solo quella stanza, quindi tutto ok. Sembra male facile. Dov'è la tua Brimstone, stronzetto? Non è una Brimstone, quindi sei una sega. Oh oh oh. Roba facile, dai, roba facile. Non so perché ho preso danno qua, non lo so. Mi sono bloccato, lasciamo stare. Ah, altro danno. Più vita. Cerchiamo soldini perché sono povero. Cosa abbiamo qua? Andiamo al prossimo, piano. Senza problemi. Caves 2. Prova facile. Non te di difficile. Cazzo. Mori stronzo. Prossima stanza. Piccoli rotti di culo. Con la Brimstone non c'è niente di difficile. Oh oh oh. Lasciamo stare le monetine. Cosa dell'interruzione. La seconda interruzione. Chiedo perdono a voi padroni. Niente di difficile anche qua. Abbiamo una partita tranquilla, liscia come l'olio. Niente senza segreta. Bomba. E senti. Quindi dai, si torna indietro e prendo quel pen, quel nichelino lì. Roba facile, cacchine, letteralmente. Scemi. Stanza quadrupla, ragnettine, il cazzo, niente difficile anche qua. Errore mio, scusate. Piccolo ritardo mentale temporaneo. Roba che non prendo. Ma sì, dai. Cosa mi dai? Un cazzo. Che gentile. Grazie, ciao. Grazie. No, senza il tesoro. Cosa mi dai? Cosa mi dai?
Sta mi piace. E sta mi piace. Me gusta sta. Facendo così non si può, mi sembra quasi una città, cazzo. Andiamo sta monetina. Paccattoni, niente shop, lancio chiavi. In senso del boss. Mega Man, niente di troppo difficile. Una volta che capisci come combatterlo. Per non parlare del fatto che ho la Brimstone. I got Brimstone, suck my dick. Vediamo un po'. Magic Scap. Punto oggetti. Oh, figata. Tutta un'altra cosa adesso. Questo non lo prendo. Oh, figata. Quindi andiamo avanti. Prossimo piano. Slot, shottato alla grande deceria, questo me lo tengo. Ops, ops. Me la gioco un po' a cazzo. Stalcio. Wow, figato, belli. Ma abbastanza facile, pure questo, niente di che. Ormai con la Brimstone è vita facile e basta. Anche questi sono dei rotti in culo. Ma di brutto senza Brimstone o piercing shot vari. Siamo a stanza. Cazzo cazzo pure questi. Oh, una pinta. Cosa mi dai? Niente male. Speed up. Of steel, palle di ferro. Cosa non ci sta un gameplay di blip e blop palle di ferro? Porca troia, è il gioco, cazzo, il gioco. Minchia. No, cazzo, lo devo fare un gameplay del gioco. Magari faccio anche una serie di qualche retro game, tipo questo. Poi non so, vedrò. Sento, non è più a limitazioni. Non avrà big money. Deve avere un computer pagamenti più decente. Non sappiamo un po' di... Cioè, potete fare la boss rush, ma bisogna che sia già sbloccata. In effetti la boss rush non si può fare perché madre istantaneamente finisce la partita. Quindi questo default è comprato. Che non mi servono. Quindi sera vado a riprendermi quella carta, The Chariot. Get Brimstone Beach. Mostro 2. Questa sarà una sorta di battaglia fra Brimstone. E qui ovviamente vinco io perché io sono io. Stronzo. Vabbè, il complesso non è niente di così forte sto tizio. Cioè è forte, uno dei boss più forti a mio parere. Soprattutto nella boss rush dove non lo vedi ti arriva una Brimstone in faccia proprio sui denti. Praticamente ammazzato, ultimo colpettino. Scemo. Stanza di Satana, vediamo che ci dà. Ovviamente. Sì. E basta. Sì, ora c'ho un buon danno. Oh, ho appena fatto una stronzata. Avessi preso anche l'altro oggetto avrei sbloccato Azazel. E non soltanto Eva. Ok, prima stronzata registrata nel mio canale. Questa passerà alla storia, scriviamola sul calendario, mettiamoci un fiocchettino, ok. Ops, non so che danno ho preso. Ah, sono giusto. Ci ho guadagnato un cuore di pietra.
Vita facile con la Brimstone, ragazzi, non c'è molto da dire. Roba facile, roba facile. Non mi lamento. Non c'ho, ma sì. Dai, non giochiamo, no. Questi esplodono perché non c'ho voglia di giocarli. Nel complesso mi sono fatto i big money. E basta. Apro una partita liscia liscia, senza problemi. Si muoiono subito. Perfetto, perfetto. Una cazzo di chiave. Per la sunset tesoro la tengo, dai. Questo muore facile con la pizza. Tatata, morto. Andiamo avanti. Prossime stanze. Facilissimo. Una rottura di cazzo senza Brimstone. Ma io ho la cazzo di Brimstone. Ah, ovviamente farò anche i gameplay sulle challenge. Sicuramente li faccio. Dato che anche servono per sbloccare oggetti, cazzi vari. Come avete visto nel mio sabotaggio ce l'ho fatte. Bene sia. Non particolarmente cattivi. A questo punto. Ups. Questa puttanella di Brother Bobby non serve a niente. O sbaglio, no, non sbaglio, vaffanculo. The Moon, cosa che normalmente userei, ma a sto punto neanche ci voglia. Grazie. Avanti. Guardate che mossa davvero pro ninja che sono. No, questo lo uso a caso. Dai. No, sì, sì. His mother, neanche puttana, puttana. Questi vogliono facile, facile. La Princeton è una goduria. Che mi riporta indietro, ovviamente. Che gentile. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. La madre. And just like that, it was over. Ah, sì, neanche la uso la carta, neanche serve. La distruggo lo stesso. Tu. Non muore facile. Eccoti sta Brimstone, troia. Bene, godetevi la prima ending. Eccoci qua, ebbene bene bene. Quasi quasi non è tanto finita per Isaac. Lasciamo stare il development staff. Ok, quindi ragazzi, questo episodio lo considererei finito. Questo era il secondo gameplay di Isaac, secondo Lord of Sin 666. Quindi ragazzi, ci troviamo al terzo let's play. Ebbene, alla prossima.